Don Angelo di Costantino, se non erro, e agli organizzatori di questo convegno e ai saluti di Monsignor Bux e di Padre Lang, con cui siamo stati insieme la settimana scorsa in un seminario a Matera tra architettura e arte sacra, coordinato appunto da Padre Lang. Entrambi sono consultori della Casa delle Cerimonie, dell'Ufficio delle Cerimonie del Santo Padre, e Monsignor Bux avrebbe veramente voluto essere qui, perché però per improrogabili impegni non è potuto essere presente, per cui si è raccomandato per ben 3 volte di dire: mi raccomando, saluta sia i presenti che i relatori al convegno, perché mi sento unito e spero più presto in qualche altra occasione di poter essere presente qui in mezzo a voi. Bene, io spero di essere chiaro ed esaustivo per quello che mi sarà possibile. Vi chiedo scusa già in anticipo se in alcuni passaggi magari userò un linguaggio un po' tecnico. Chiedo venia, ma sono necessarie per dare un'idea di fondo della questione che staremo per trattare. Sono contento dell'intervento di Monsignore, perché effettivamente tutto l'intervento è un po' un approfondimento di quello che Monsignore ha già detto, così in maniera molto semplice e immediata e vera, nel suo intervento che apre i lavori di questo convegno. Bene, senz'altro, iniziamo subito. La riforma liturgica voluta dal Vaticano II, senz'altro, va attuata. Ma c'è un punto di domanda. Come? Così la definisce l'allora Cardinal Ratzinger in un suo noto scritto, Introduzione allo spirito della liturgia, spesso al centro di numerosi dibattiti. La definì un delicato restauro. L'opera, Introduzione allo spirito della liturgia, per chi l'ha letto, è abbastanza diffuso oramai dappertutto, si apre con una metafora. La liturgia è paragonata a un prezioso affresco, molto antico, ormai coperto da un intonaco che impediva di goderne la bellezza, ma che ne aveva preservato intatte le forme. Il movimento liturgico e il Concilio Ecumenico Vaticano II eseguono un restauro e portano alla luce l'opera d'arte, rimuovendo l'intonaco. Cito Ratzinger: per un momento restammo tutti affascinati dalla bellezza dei suoi colori e delle sue figure. Succede però qualcosa nel frattempo, perché a causa dei diversi errati tentativi di restauro e di ricostruzione, nonché per il disturbo arrecato dalla massa dei visitatori, questo affresco è stato messo gravemente a rischio e minaccia di andare in rovina se non si provvede rapidamente a prendere le misure necessarie per porre fine a tali influssi dannosi. Non si tratta ovviamente di coprirlo di nuovo di intonaco, ma è indispensabile una nuova comprensione del suo messaggio e della sua realtà, così che l'averlo riportato alla luce non rappresenti il primo gradino della sua definitiva rovina. Si può dire che in queste parole è condensata tutta l'opera, ma nello stesso tempo il significato più autentico e originale di riforma, secondo la volontà del Concilio. La coraggiosa denuncia del grave rischio di distruzione a cui è sottoposto il patrimonio della preghiera ufficiale romana e il programma di rinnovata attenzione e amore alla liturgia che vuole risvegliare, è urgente recuperarlo in tutta la sua dimensione. Molto spesso si è tentati, trattando della riforma liturgica seguito al Concilio Ecumenico Vaticano II, di parlare della liturgia, mentre bisogna conservare la consapevolezza che si tratta di una liturgia, cioè della liturgia romana. Infatti vi è tutto il patrimonio delle liturgie orientali che non ha mai conosciuto riforme, né tantomeno cambiamenti, perlomeno di tali portata e di tali dimensioni. Lo stesso Cardinal Ratzinger dedica all'argomento dei diversi riti liturgici alcune pagine molto opportune. Rimane tuttavia vero,
come molti hanno osservato, che la riforma messa in opera della Chiesa di Roma ha un significato vessillare, cioè che travalica i confini, peraltro vastissimi, dei fedeli di rito romano. Si può allora tornare a dire, con queste indispensabili precisazioni, che la posta in gioco è la liturgia. Permettetemi una precisazione sulla terminologia spesso in uso di preconciliare e postconciliare, per sgombrare il campo da qualsiasi fraintendimento sin dall'inizio, ma soprattutto da qualsiasi ambiguità a cui spesso questa terminologia va assoggettata. Molti danni sono stati provocati e continuano ad essere provocati quando questi due termini, pre e post, vengono ricondotti ad una mera opposizione fra una chiesa preconciliare e una postconciliare. Da questa prospettiva si genera quell'ermeneutica della discontinuità: il nuovo diventa sinonimo di rottura con il passato e quindi una mera innovazione. E questo continua a causare sicuramente dei gravi fraintendimenti, sia per un'autentica comprensione del Concilio Vaticano II, che della sua riforma, che, ripeto, sicuramente va attuata e approfondita nel suo contenuto necessario per il bene di tutta la Chiesa. Quindi, se di pre- o post-concilio si deve parlare, la prospettiva giusta è quella di una continuità di magistero ininterrotta nella Chiesa, come Monsignore accennava nel suo intervento. Il Vaticano II risplende in tutta la sua bellezza solo in un'ermeneutica della continuità, con tutto ciò che la Chiesa ha fatto e ha detto da 2000 anni fino ad oggi. Il Concilio Vaticano, volendo trasmettere pura ed integra la dottrina sulla Chiesa, maturata nel corso di 2000 anni, ha dato di essa una più meditata definizione, illustrandone innanzitutto la natura misterica, cioè, come disse Paolo VI nel suo discorso di apertura della seconda sessione del Concilio il 29 settembre del 1963, cito il Papa Paolo VI, una realtà imbevuta di divina presenza e perciò sempre capace di nuove e più approfondite esplorazioni. Orbene, la Chiesa, che ha origine nel Dio Trinitario, è un mistero di comunione. In quanto comunione, la Chiesa non è una realtà soltanto spirituale, ma vive dentro la storia, per così dire, in carne ed ossa. Il Concilio Vaticano II la descrive come un sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, Lumen Gentium, così apre la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II. E l'essenza del sacramento che cos'è? L'essenza del sacramento è proprio che si tocca nel visibile l'invisibile, che il visibile toccabile apre la porta a Dio stesso. La Chiesa è una comunione, allora, una comunione di persone che per l'azione dello Spirito Santo formano il popolo di Dio, che è al tempo stesso il corpo di Cristo, come abbia dire Benedetto XVI all'apertura del convegno ecclesiale della diocesi di Roma. La Chiesa, abbiamo detto, per cui questa realtà fondamentale costituisce una premessa necessaria per il retto attuarsi di quella riforma liturgica che il Vaticano II auspica e che a tutt'oggi sembra subire numerosi fraintendimenti che vanno assolutamente corretti in un dibattito e in un confronto teologico. E quello che tenterò di fare, ai fini di un confronto sereno e pacato, rispettoso dell'autorità magisteriale del Collegio Episcopale e in ossequio al pensiero di Benedetto XVI circa il rinnovamento liturgico voluto dal Concilio. Così disse il Santo Padre nel Sacramentum Caritatis numero 3. Le difficoltà
ed anche taluni abusi rilevati, è stato affermato, non possono oscurare la bontà e la validità del rinnovamento liturgico, che contiene ancora ricchezze non pienamente esplorate. Si tratta in concreto di leggere i cambiamenti